Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video della casa di Mattia. E tadam! Eccola qua. La sorpresa ovviamente era l'asciugatrice e la mia asciugatrice dei sogni che ho aspettato un po' per avere. E allora, facciamo una piccola un piccolo intro. Come voi sapete, io ho una zona lavanderia in casa. Dovevamo fare la colonna bucato, quindi lavatrice e asciugatrice sopra, ma siccome c'è la caldaia lì sopra e i tubi escono fuori, doveva venire troppo avanti la lavatrice, quindi per adesso è un'idea che è stata per il momento scartata. Quindi c'è un po' di lavatrici da fare. Asciugatrice. Che asciugatrice è? È un'asciugatrice della Miele. Ovviamente asciugatrici di nuova generazione della serie T1, è uno dei top di gamma della Miele e ve ne faccio un attimo una piccola panoramica, una breve panoramica. Allora, è una asciugatrice molto completa, nel senso ha la possibilità di scegliere una marea di programmi, una marea di tipologie, impostazioni di asciugatura. Ci sono i programmi classici, quindi il cotone, il lava indossa, che è il programma in realtà quello che si chiama minimum ironing o sintetici, poi trattamenti vari dei capi delicati, le camicie, il programma rapido, i jeans, vapore stiro facile serve quando devi stirare delle camicie con ti aiuta a distendere un pochino le fibre prima di stirarlo. Aria calda, il programma di asciugatura a tempo. Poi ci sono gli altri programmi, che sono il programma automatico, delicati, impermeabilizzare per i capi outdoor, capi sport, anche il programma capi outdoor e aria fredda. E poi speciale cesto è quello per asciugare i capi, tipo le scarpe, con il cesto apposito, che non ho per adesso. Ha una capacità di carico di 8 kg, è molto grande, ovviamente cestella nido d'ape, Miele per quanto riguarda, vabbè, come sapete il cestella nido d'ape è un brevetto Miele, nel caso delle lavatrici dicono, effettivamente sarà così, crea un film d'acqua per proteggere i capi, in questo caso essendo bombati dovrebbe creare un fil d'aria invece calda o comunque di calore, in modo tale da fare in modo che i capi sfreghino meno sulla parte del cestello. Ovviamente materiali di altissima qualità. Questo qua è il sensore che durante la fase di asciugatura monitora costantemente il grado di umidità dei capi fino a raggiungere il grado che tu andrai a impostare. Esempio, carico, pronto asciutto, tu sceglierai il grado di asciugatura, pronto asciutto oppure pronto asciutto plus, quindi un po' più asciutto, oppure addirittura secco, quindi completamente asciutto. Questo si usa per esempio per le asciugamani, i cotoni pesanti. Poi la cosa carina delle asciugatrici Miele ha questo fragrance dose, da un leggero profumo di pulito, tu lo regoli come vuoi, dal minimo al massimo, e durante il ciclo di asciugatura l'aria continua a passare tramite il filtro, che ora è da pulire, e dà un leggero profumo, è molto buono al bucato. Questa parte qua, come vi dicevo, sistema filtrante, poi c'è la parte del sistema filtrante del condensatore e poi la tanica dove, opla, si raccoglie l'acqua di condensa e dove si può mettere poi anche l'acqua per il programma stiro facile per generare il vapore all'interno. Niente. Allora, questa è una breve panoramica e volevo farvela un po' vedere intanto, e sono molto contento che sia finalmente arrivata.
Vedremo poi vari video su come utilizzarla, i vari programmi, come asciugare cotone, magliette di tutti i giorni, vedremo un sacco di cose. Ci vediamo ai prossimi video allora. Ciao!